Io non voglio, non ho nessuna intenzione di insegnare niente a nessuno, ma voi state completamente, tutti, stravolgendo completamente non solo la prassi consolidata nel tempo, ma un minimo di buonsenso. Noi abbiamo presentato questa piattaforma, la Presidente scrive, mi rivolgo al Direttore Generale, se scrive pure il Direttore Generale, mi auguro che qualcuno ascolti, no? Noi abbiamo presentato questa piattaforma. Prima di raccontarci a Biancaneve Settanani su questo documento, che noi prenderemo in visione, ci faremo un incontro di segreteria, le risposte ve le daremo quando saremo pronti. Quando saremo pronti? Una normale contrattazione, pure di un condominio, non mi ricordo il tema, ma io ho tutto, funziona così. E qui in ABI abbiamo fatto sempre questo tipo di percorso. Poi su ogni argomento ci dovete dire questo va bene, questo non va bene, questo ni, questo no. Solo se ci dite che va bene, ci dite la motivazione. Se ci dice che va male, ci dite la motivazione. Se è ni che siete incerti, ci dite la motivazione. Se è no, ci dite la motivazione. Perché qui è una piattaforma dove ci sono delle motivazioni. Allora, prima tu ci devi dire, quindi noi facciamo i conti. Io su quello non parlo, non vengo a parlare su un'agenda che portate voi. Noi abbiamo presentato questo e abbiamo sempre portato avanti questa prassi, non solo qui in ABI, ma dappertutto funziona così. Quando voi ci darete le risposte a tutto, noi faremo una valutazione complessiva e allora entriamo nel merito di quel documento. Io qui quel documento lo prendo, lo accetto volentieri, ma non dico una parola di me. E questo è il preambolo. Quindi per me questo discorso è archiviato. Anche perché noi dobbiamo rendere conto alle persone che hanno votato l'Assemblea. Non è che veniamo a discutere su quattro argomenti che presentate voi. Voi dovete prima darci le risposte sulla piattaforma, che possono tranquillamente essere tutte no, ma ci dovete dare per ogni risposta una motivazione che sta in piedi. Altrimenti si rompe il tavolo. Penso di essere stato chiaro, qui non c'è da richiamare chissà quale altro tipo di interpretazione, di una chiarezza unica. Abbiamo sempre fatto così. Insomma, capisco che chi è qui per la prima volta, ma la prassi consolidata, mi riferisco a te che eri sempre presente, mi riferisco al Direttore Generale che è sempre presente, quindi noi non veniamo a trattare il primo incontro vero su argomenti che voi decidete, perché prima vogliamo una risposta sulla piattaforma e le motivazioni, ok? Bene, rispetto a quello che tu hai detto, quindi rispetto a quel documento lì che valuteremo, noi dobbiamo fare, io devo fare altre precisazioni, porteranno via 10, 11 minuti al massimo, 9, 5, primo, a noi vogliamo sapere da parte vostra qual è la valutazione del quadro d'insieme del settore. E vogliamo sapere che cosa ne pensa l'ABI della situazione che si è creata sul Monte dei Paschi, che cosa ne pensa l'ABI rispetto ad eventuali aggregazioni che possono realizzarsi nel breve, medio e lungo periodo, tanto per essere chiari rispetto all'eventuale nascita del terzo gruppo, e vogliamo entrare nelle pieghe, perché adesso qui dirò una cosa grave, molto grave, dei singoli gruppi, degli accordi dei singoli gruppi, e mi riferisco MPS, IPER, tutti, Intesa, Unicredit, Banco BPM, Credit Agricole, BNL. Perché cito queste banche? Perché queste banche, citando un'apposita norma del contratto nazionale, ad esempio sulla riforma degli inquadramenti e su tante altre cose, hanno già superato abbondantemente e attuato le previsioni del contratto nazionale che è in essere e che dovremo cambiare. Da un conteggio che abbiamo fatto noi, quindi chiedo al Direttore Generale dell'ABI, se no lo chiederemo attraverso la stampa, risultano 3.500 assunzioni in meno. Allora noi vogliamo i dati ufficiali delle banche, vogliamo i dati ufficiali, gli organici ufficiali e
da quello che abbiamo raccolto noi, confrontando i periodi, confrontando la durata del contratto nazionale, mancano 3.500 assunzioni. Questo è un argomento che è un macigno, perché significa che non vengono rispettate. Se abbiamo fatto bene i conti, e difficilmente li sbagliamo i conti, non li sbagliamo per le televisioni, tantomeno per questo, mancano 3.500 assunzioni a scadenza, cioè completata la scadenza, mancano 3.500 assunzioni. Quindi, dati degli organici, dei gruppi e del settore. Le risposte che ci aspettiamo sulla piattaforma che abbiamo presentato non devono essere risposte, come dire, superficiali, a noi questa cosa non la vediamo, ci deve essere un contenuto dentro. Ad esempio, l'argomento TFR è un argomento concluso. Come lo tirate fuori, io mazzo e me ne vado. Perché è un argomento quello che è stato giudicato, contrattualizzato, che ha un periodo e che si è concluso dove abbiamo i lavoratori e noi abbiamo pagato quello che dovevamo pagare. E fa parte di un periodo storico di emergenza che è stato abbondantemente superato, perché fate 25 miliardi di utili quest'anno. Un po' grazie alla BCE, un po' grazie perché siete stati bravi, un po' grazie perché i lavoratori hanno lavorato bene, 25 miliardi di utili. Il TFR, riproporre il TFR come costo di fronte a 25 miliardi di utili non sta in piedi. Negli incontri che fate emerge sempre qualche gruppo che ha la necessità di ridurre i costi. Noi non paghiamo due volte la riduzione dei costi, quindi ce lo dite, o c'è una riduzione dei costi nei gruppi e noi vi diciamo se va bene o non va bene, ma non è che facciamo un accordo qui riducendo i costi. Se tu ci chiedi la fungibilità all'interno, faccio un esempio, dei quadri direttivi e poi il gruppo, no? Un secondo dopo, è stato sempre così, che è stato firmato il contratto nazionale, stravolge a sua volta con l'accordo di gruppo già il risultato che abbiamo eventualmente raggiunto qui sulla fungibilità dei quadri direttivi, cito un argomento a caso, questo significa pagare il conto due volte. Quindi voi ci dovete dare una risposta, non mi dite che non so concreto, perché allora veramente non ci capite niente le politiche sindacali. Niente. Allora, voi sui singoli argomenti ci dovete dare una risposta, io sto motivando la posizione dell'organizzazione. Sul TFR ho detto quello che vi devo dire. C'è la tendenza di legittimare il proprio ruolo, non da tutti, da qualcuno, all'interno degli organi ufficiali ad ogni livello di ABI, quindi esecutivo, comitato di presidenza e CARL, più per legittimare la propria presenza personale, per il momento non voglio entrare sull'argomento, anziché valutare il peso del contratto nazionale e dare una risposta concreta alle persone che lavorano e che noi rappresentiamo. Sul TFR, parlo a tutti stavolta, pure alle organizzazioni sindacali, se c'è qualcuno che non è d'accordo, lo dica adesso, perché noi abbiamo presentato una letterina firmata dove abbiamo detto, guardate, quella letterina lì, firmata, dice che il TFR deve essere ripristinato in pieno, perché la motivazione c'è scritta, sono finiti i tempi dell'emergenza. Quando ci darete delle risposte, ad esempio su tanti argomenti che riguardano i giovani, ma anche su tanti argomenti che riguardano i cinquantenni, no? Perché i cinquantenni sono diventati, io tutti noi non la pensiamo così, ma sono diventati carne da macello. Ecco, su questo le risposte che ci dovete dare servono anche per capire che tipo di formazione, che tipo di inquadramenti, che tipo di percorsi professionali stabilite, ad esempio per quelli che sono la maggior parte, vengono assunti a livello informatico. Poi parliamo del capitolo quindi della banca digitale, che è legato alle assunzioni fatte dai gruppi, molte delle quali sono specialisti informatici. Quindi la banca digitale, nei suoi principi fondamentali, deve essere oggetto di contrattazione con il CASL. Oppure alzate la manina e dite, guardate, è un argomento che vogliamo delegare ai gruppi, e così facendo noi facciamo le nostre riflessioni e vediamo la risposta.
quando parlavo degli inquadramenti parlavo dell'articolo 30, del vituperato articolo 30 dell'attuale contratto nazionale. Altro argomento che non sta né in piedi né in nessun modo e che rappresenta una macchietta a livello sindacale. Noi vi abbiamo presentato una piattaforma e qualcuno di voi ha sparato, non ufficialmente perché sennò c'era da ridere, delle cifre sul costo della piattaforma. Cioè, raccontatela a qualcun altro. Voi di cifre vere del costo della piattaforma avete soltanto quelle che vengono monetizzate, cioè la parte economica. Tutto il resto, se lo concorderemo o non lo concorderemo, non c'è una cifra né di previsione né seria. Perché non c'è una cifra sulla mobilità, non c'è una cifra sulla fungibilità, non c'è una cifra se vi chiediamo il rappresentante dei lavoratori nel consiglio di amministrazione delle banche, non c'è una cifra se vi chiediamo trasparenza o presenza del sindacato, ad esempio nei comitati che decidono delle pressioni commerciali. Quindi non sparate cifre, perché poi dopo, se voi sparate cifre, noi spariremo altre cifre. Quindi il vero costo del lavoro, ad esclusione di quello che è monetizzabile, non lo conosce nessuno. Altre due osservazioni molto importanti dal nostro punto di vista. C'è una differenza spesso che viene non considerata tra dettaglio e sostanza. Per esempio, il dettaglio è la fungibilità piena dei quadri direttivi, la sostanza è che un secondo dopo che viene eventualmente raggiunto un accordo, come è stato fatto in passato, sulla fungibilità dei quadri direttivi, ci sono caterve di promozioni, secondo noi anche legittimate, all'interno dei gruppi. Allora, delle due l'una, se il 56-57% della categoria sono quadri direttivi, non è che i quadri direttivi vengono decisi da voi o da noi, vengono decisi dai gruppi e dai coordinamenti dei gruppi spesso, e la maggior parte di questi sono avanzamenti per merito. Quindi prima fate i quadri direttivi e poi vi lamentate che sono troppi. E chiedere la fungibilità piena, anche se no dovete cambiare mestiere, chiedere la fungibilità piena fra i quadri direttivi e l'area contrattuale significa azzerare gli inquadramenti, capito? Non sta in piedi neanche un secondo. Quindi se volete fare una figuraccia, chiedetecela, perché significa azzerare gli inquadramenti. Io già vi ho dato una risposta, mi sono portato avanti su queste. Altro argomento, il responsabile, il CEO d'Intesa, a nome d'Intesa, l'ha precisato lui, ha pubblicamente detto che vanno bene le 435 euro. Se c'è qualcuno che non è d'accordo, delle altre banche, alzate la manina, qui tutti, no? E dite, noi non siamo d'accordo, noi non siamo d'accordo, noi non siamo d'accordo, perché nei corridoi dite che non siete d'accordo, e qui nessuno parla. Quindi per noi sono 435 euro, non un euro di meno. Quindi cominciate a ragionare che sono 435 euro e il TFR che riparte in pieno. Sempre la differenza tra il dettaglio. Il dettaglio, ad esempio, importante, è la tassa sugli extra profitti delle banche, no? Pochi dicono che le banche sono... Io mi auguro che ci sia un accordo, chiaramente, ma pochi dicono che le banche sono incazzate, non perché sono tassate, ma perché sarebbero costrette a dare meno dividendo agli azionisti. E ho apprezzato, lo prendo come spunto, quello che ha detto, magari l'ha fatto in maniera un po' troppo da amministratore delegato, quello che ha detto, e questo noi lo dobbiamo ringraziare, che ha detto ieri l'amministratore delegato di Unicredit Orcher, dove dice... l'eventuale tassa che verrà fuori, io credo che sarà attorno a 1,5 miliardi, 1,7 miliardi, 1,8 miliardi, non di più, quindi rispetto a 9 miliardi niente, non ci impedirà di pagare quello che era già stabilito sui rispetto ai dividendi degli azionisti. Come fai in Unicredit? Magari solo un esempio mio, dopo che l'amministratore delegato ha fatto un'osservazione del genere, a dire che non vanno bene 435 euro. Poi,
Sempre ieri l'amministratore delegato Unicredit, chiaramente non è il primo, questa è una questione che è un argomento che fino a poco tempo, fino a qualche anno fa era la sinistra che lo cavalcava, la CGIL in maniera molto brillante e particolare, no? Anche questa storia che raccontate in giro, ma la potete raccontare solo a chi non conosce il settore, che il conto corrente è uno strumento di servizio, che chi l'ha deciso? Tu, Patuelli, la BCE? Chi l'ha deciso che il conto corrente è uno strumento di servizio e che non va remunerato? Dove l'avete letto? Chi l'ha deciso? Chi è che si azzarda pubblicamente a dire una cosa del genere? Perché poi dopo dobbiamo costringere i lavoratori a vendere prodotti finanziari e assicurativi e prodotti di un certo tipo, perché lì le commissioni di ritorno delle banche sono alte? Ma come vi viene in mente? Ditelo agli amministratori. Certe uscite che fanno ridere. Lo strumento, chi è che ha deciso che il conto corrente è uno strumento di servizio e non va remunerato? Qui c'è un altro tipo di problema. Siamo andati a fare un'analisi, questo è il settore appunto. Il nostro è un settore molto autoreferenziale, molto chiuso rispetto all'esterno, professionalità ce ne sono anche a vostro livello. Io ho sempre detto che la generazione degli attuali amministratori delegati è la migliore degli ultimi 30 anni. Il problema è che non ci sono state mai, tranne due eccezioni, delle entrate nel settore di altri settori, per esempio sul tema delle relazioni sindacali e delle relazioni della gestione del personale. Ad esempio, le uniche due persone che negli ultimi 30 anni venivano dall'industria sono stati Micheli e Pampana col Banco di Brescia. Ci sarà un motivo perché poi il sistema è sempre arroccato su questa situazione che bisogna spendere il meno possibile. Se dovete spendere il meno possibile, ce lo dovete giustificare. Quindi manca una ventata all'interno del settore di contributo per far crescere il settore. Il settore non cresce togliendo soldi a chi lavora o cercando di dettare voi le carte senza prima neanche esservi degnati di darci una risposta sulla piattaforma. È un errore gigantesco, non quello che hai fatto tu, quello che avete fatto tutto il caso, dalla prima all'ultima. Perché c'eravate voi qualcuno, tu c'eri nelle regioni nell'ultimo contratto e sai perfettamente come sono andate le cose. Prima le risposte sulla piattaforma, che poi hanno possono piacerci, invece oggi vi siete presentati con una piattaforma vostra su 4 argomenti che dal tuo punto di vista non dovevamo stare a sentire te che ce lo leggevi. Ma con chi pensate di trattare? Concludo. Primo, il contratto non serve solo ai grandi gruppi, serve ai piccoli e medi gruppi. E quindi questa è una riflessione che quando ci date certe risposte deve essere ben chiara. L'ultimo argomento che ci teniamo, stavolta pure se non ci siamo sentiti, ma mi permetto di dirlo e saremo tutti contenti e convinti, noi vogliamo aprire un tavolo di confronto rispetto ai tassi variabili dei lavoratori e bancari che pagano, sono circa 70.000, che pagano una cifra. Allora, per favore dacci la risposta, noi preferiremmo farla con l'ABI e sarà uno di quegli argomenti che affronteremo a fianco delle libertà sindacali, quindi c'è un argomento in più. Perché ognuno di noi pubblicamente ha fatto, l'ha detto sia Fulvio che io ancora pubblicamente sull'argomento ero l'unico che non ha detto niente, però noi vi chiediamo di affrontare il discorso delle 70.000 famiglie che hanno un tasso variabile che bisogna trovare necessariamente, e non parla da Fabi, se loro me lo consentono parlo a nome di tutti perché non deve trovare una soluzione per questo. Ultimo e non ultimo, ultimo e non ultimo, chiedo come volete procedere dopo che hanno parlato loro rispetto alle risposte che ho chiesto.